Siamo alla terza edizione della Land Art organizzata dalla Casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo, dove Nedda Bonini e Andrea Pavinato hanno proposto un modo nuovo di conoscere la natura per capire che le piante comunicano e che sono sensibili al nostro comportamento nei loro confronti. Una macchina legge le variazioni di conducibilità elettrica di una pianta e le traduce in musica ed ecco che è possibile sentire la musica, la voce delle piante. Con la musica delle piante, con questa strumentazione, e per noi la cosa interessante era vedere anche come reagisce la gente, come conosce questo, se conosce o meno, se sa che le piante hanno un suono. E una cosa che abbiamo notato è che molto spesso, vedendoci suonare, accarezzare le piante o sentendo anche suonare Andrea, suonare insieme a loro, le persone si interessano soprattutto all'aspetto tecnico, a capire come avviene con questa strumentazione elettronica, che segreto ci sia dietro, ecco, o che mistero ci sia dietro questo ascolto, o comunque che soluzione ci sia. In realtà la cosa importante, o il messaggio che si vuole dare attraverso questo, è semplicemente che questa è una macchina, è un mezzo per ascoltare quello che noi senza questo non riusciamo a sentire, ma comunque che le piante e tutto quello che è il mondo attorno a noi, il mondo vegetale in questo caso intorno a noi, continua a suonare, continua ad avere delle emozioni che noi non siamo in grado di sentire, abbiamo bisogno di questo mezzo per poterlo percepire. E questo dovrebbe anche far pensare, ecco, da parte nostra, ad avere una sensibilità o un rispetto, soprattutto insomma una consapevolezza maggiore del rapporto che noi possiamo creare insieme a questo mondo. Anche l'architetto Riccardo Picciafuoco, che ha partecipato al convegno d'apertura della Land Art, è rimasto incuriosito e ha posto delle domande ad Andrea Pavinato. Io ieri, Andrea, guardando appunto la vostra presentazione video, sono rimasto colpito, anche perché era la prima volta che assistevo, avevo sentito parlare di questa cosa. Allora ti chiedo, questi suoni voi li diciamo stabilite voi che tipo di suono fare emettere? Sì, cioè praticamente questa è una tastiera che ha i vari suoni possibili di adesso, no? I suoni sintetici, certo, che si possono imitare violini, pianoforti e così. Però in effetti chi suona la tastiera è la pianta. Cioè il musicista che muove le note, decide la scansione delle note, la partitura è la pianta. Non gli è stato insegnato, lo fa naturalmente ed è la sua linfa, il movimento della linfa, la fotosintesi che producono correnti elettriche che vengono misurate. Il suono, poi anche la cadenza, la melodia, dipendono dalle persone, cioè i suoni dipendono da chi sfiora la pianta? Dipende principalmente dalla pianta. Ogni pianta ha la sua voce abbastanza distinguibile, cioè non solo nel suono, appunto perché glielo diamo noi, ma nella scansione delle note. Facendo dei paragoni di varie piante si arriva a stabilire che sì, che esiste. E in secondo luogo gli esperimenti che si stanno portando avanti, ma da anni già, non solo da noi, ma sono anni in America, già Stevie Wonder fece un disco intero sulla vita segreta delle piante. E la persona influenza, poi dopo dipende se uno vuol pensare a un campo magnetico, a un campo vitale, energetico, c'è la spiegazione scientifica della massa. Nessuno può garantire su, io preferisco per l'ultima, sull'energia vitale che viene influenzata. La cosa bella è che essendo musicista io anche a casa ho piantine piccole in vaso e faccio esperimenti con loro che l'ho abituate da piccole e vedo che suonandoci insieme loro rispondono sempre di più, sempre più consapevolmente. E un'ultima cosa, come è nata questa passione? Sentendo in un concerto di altri che l'avevano e ci siamo innamorati. Il progetto è nato da una, cioè fondamentalmente una scheda che era nella macchina della verità,
una scheda Motorola da cui è nato il primo progetto, da tutti gli esperimenti. E poi niente, è stata modificata per un esame medico che era il biofeedback, che è un esame per umani che si faceva all'ospedale, e poi adesso è stata usata per questo. Ma la parte più bella è sicuramente l'interazione col musicista, cioè suonarci insieme e capire che loro riconoscono questo segnale. Quindi anche cantarci. Anche cantarci. Sì, sì, c'è chi fa canto armonico, è indicatissimo perché non è che uno può pensare di cantare parole, per loro non hanno senso, sono solo frequenze e armonie. Grazie Andrea.